bene, se si può ricoprire soltanto con sfere. Ora, il fatto importante, il teorema fondamentale della compattezza, dice che queste tre definizioni di compattezza data mediante i ricoprimenti, la definizione di compattezza data mediante le successioni, la sequenziale compattezza, e questa ultima definizione di precompattezza aggiunta alla completezza, se uno spazio metrico è completo, è relativamente compatto e anche compatto. Quindi ci sta questo teorema, che è il teorema base della compattezza negli spazi metrici, che adesso enunciamo e tentiamo di dimostrare. Sono equivalenti assegnando uno spazio metrico SD le seguenti è compatto. Quando si dice compatto si intende compattezza definita mediante ricoprimenti aperti. Va bene? B. S è sequenzialmente compatto. Sequenzialmente compatto significa che ogni successione di elementi di S ha un'estratta convergente. E poi c'è la C che dice S è completo e relativamente compatto, o se volete totalmente limitato. Ecco, la dimostrazione di questo teorema utilizza in maniera profonda le leggi della logica e quindi per questo conviene impararla. Professore, si può ripetere la definizione relativamente compatto? No, scusate, però no, ho fatto confusione, prendiamo precompatto, si dovrebbe precompatto, si dovrebbe. È completo e precompatto. E meno male che me l'ha detto lei, è completo e precompatto. Precompatto è quella nozione, diciamo, che può essere fornita dicendo totalmente limitato. Precompatto significa che per ogni epsilon c'è un ricoprimento mediante un numero finito di sfere di raggio epsilon. Per ogni epsilon c'è un ricoprimento ottenuto mediante sfere di raggio epsilon. Allora, come si vede, che A implica B, ecco. Quindi la dimostrazione, noi sappiamo che S è compatto, cioè ha la proprietà S, che quando abbiamo un ricoprimento aperto, da questo ricoprimento possiamo estrarre un sottoricoprimento finito. Vogliamo dimostrare che lo spazio S ha la proprietà che da ogni sua successione si può estrarre una sottosuccessione convergente. È chiaro, no? Dobbiamo dimostrare che A implica B. B significa sequenzialmente compatto, significa ogni successione di S ha un'estratta convergente, è un elemento di S, evidentemente. Ragioniamo per assurdo. Supponiamo che non sia vera l'implicazione A implica B. B che significa?
per ogni successione di elementi di esse c'è un'estratta che è convergente. Leghiamo questa affermazione. Significa che non è vero che per ogni successione c'è la proprietà. Allora, per la negazione, dobbiamo asserire. Quindi, asseriamo non B. Non B che significa? Significa che c'è almeno una successione. Per la quale qualunque estratta non può essere convergente. E l'assurdo come si dimostra? Facendo vedere che partendo dal fatto che la successione non verifica la proprietà di compattezza, si arriva al contrario a costruire una successione convergente. Questo è. Allora, sì, quindi l'impostazione della negazione è: esiste xn, successione di elementi di S, non lo scrivo perché il nostro universo è S per il momento, quindi esiste xn tale che non ha alcuna estratta convergente. Allora facciamo così, andiamo a definire gli insiemi Fn, che sono questi Fn, sono sostanzialmente, scriviamolo così, unione degli elementi Xn. Si prendono tutti gli elementi e se ne fa l'unione per m maggiore o uguale a n. Si vanno a mettere insieme le successioni che si ottengono dalla successione data, togliendo i primi n-1 elementi, oppure, se vogliamo non imbarcarci in questo, togliendo i primi n elementi. Va bene? Di questi fn adesso andiamo a fare la chiusura. Lo scopo qual è? È di far vedere che nella intersezione di questi insiemi ci sta un elemento, cioè questa intersezione è non vuota. Quello che vogliamo far vedere è che l'intersezione degli Fn per n appartenenti ai naturali è diversa dal vuoto, perché lì nell'intersezione andremo a pescare l'elemento di convergenza delle estratte. Questo è il fatto. Allora, che questa intersezione sia non vuota è la cosa da dimostrare. Quindi facciamo vedere che se si ammette che questa intersezione è vuota, si contraddice l'ipotesi da cui siamo partiti. Si contraddice la A. Noi vogliamo far vedere, la nostra tesi è, noi vogliamo dimostrare che questa intersezione è diversa dal vuoto. Per assurdo, è così, non vorrei, supponiamo che l'intersezione degli Fn soprasegnato n appartenente ai naturali, questo qui, sia uguale al vuoto. Va bene? Gli Fn li abbiamo chiusi, quindi se io considero S privato di Fn, che chiamo U con N, sto considerando i complementari di questi chiusi, quindi gli U con N sono aperti. E dico che questa ipotesi mi dice che gli U con N ricoprono tutto S. Io vado a fare l'unione degli U con N
Va bene? Chi è questa unione? Questa è l'unione di S privato di Fn. Ma questa è l'unione di insiemi complementari. Leggi di De Morgan, l'unione dei complementari è uguale al complementare della intersezione. Cioè, quella lì, questa unione di complementari, per le leggi di De Morgan, è esattamente uguale alla intersezione di che cosa? No, è al complementare dell'intersezione, cioè è S privato dell'intersezione degli Fn. L'unione dei complementari è il complementare dell'intersezione. Se come stiamo ragionando l'intersezione degli Fn è vuota, questo è vuoto, questo è uguale a S. Cioè, come vi avevo detto, gli U con N ricoprono tutto S. È chiaro, no? Gli U con N che abbiamo definito come complementari degli Fn ricoprono S. Ma gli U con N sono aperti e S è compatto. Vi trovate? E siccome S è compatto, da U con N possiamo estrarre un sottoricoprimento finito. Cioè, il sottoricoprimento, prendo il più grande N asterisco, posso dire che S è esattamente, se volete, mettiamo sempre, ricoperto dalla unione degli U con J, J che vale da 1 a N asterisco, che ci sarà un N asterisco tale che S è ricoperto da questi N asterisco U con N, va bene? Ma ancora, De Morgan, qui che cosa possiamo dire? Che questo è l'unione di S privato di Fj. Ma questo sempre per le leggi di De Morgan è il complementare dell'intersezione. Cioè, questo sarà uguale a S privato dell'intersezione di Fj, J che vale da 1, N asterisco. Ma S allora è uguale a S privato di questo, e vuol dire che questo è vuoto. Vuol dire che l'intersezione di un numero finito di Fj è vuota, e questo è falso. Perché gli Fj chi sono? Gli Fj sono i termini della successione dall'indice m in poi. Quando prendo m uguale a n asterisco e faccio l'intersezione di tutti quelli precedenti, ci saranno tutti gli elementi che hanno indice maggiore. Quindi questo qui implicherebbe che l'intersezione degli Fj, j che vale da 1 a n asterisco soprassegnato, è vuoto. E questo è falso, perché l'intersezione di un numero finito qualunque di Fj non è vuota, perché prendo gli indici più grandi di tutti quelli che coinvolgono uno n asterisco e quelli stanno. È chiaro? Quindi è falso che l'intersezione degli Fn soprassegnato è vuota, perché sono arrivato a un assurdo. E quindi è vera l'affermazione che l'intersezione
degli FN, FG soprasegnato, è vuota. Quindi, essendo diversa dal vuoto, posso andare a costruire un X segnato appartenente all'intersezione ma se questa intersezione è diversa dal vuoto, quando ho fissato un punto qui facilmente posso costruire un'estratta che converge a X segnato. Che cosa faccio? E vado a prendere negli FN un elemento che dista da X segnato per meno di 1 su M e lo chiamo, costruisco XM appartenente all'intersezione degli FJ, J appartenente ai naturali, vado a prendere XN appartenente a questa intersezione, tale che la distanza di X, chiamiamolo N, l'abbiamo già adoperato, chiamiamolo XM, tale che la distanza di XM da X segnato sia minore di 1 su M. Quando ne ho fissato 1, il successivo lo faccio prendendo l'indice più grande, cosa che si può fare perché sto facendo l'intersezione di tutti. Quindi quando ho fissato per esempio x con 100.000 vado a prendere dfn con indice maggiore di 100.000 e in quello vado a scegliere un altro punto. Quindi la costruzione di questi xm verificanti questa proprietà è automatica. Allora questa qui mi dice che xm converge a x segnato, ma il xm è improprio scrivere xm. Se volete dovremmo scrivere xkm, perché l'indice k principale è riservato alla successione di partenza, va bene? Se no xm sembra che sia l'ennesimo termine, invece non è così. Quando ne ho fissato uno tolgo tutti i primi e vado nei successivi, quindi il primo sarà un xn1, l'altro sarà un xn2, sarà un xm Km maggiore, minore di 1 su n di. E questa condizione mi dice che la successione xkm converge a x segnato per definizione. E quindi è falso l'aver negato che non era sequenzialmente compatto lo spazio. Perché partendo da una successione che non avesse la proprietà, abbiamo trovato una successione che ha la proprietà, ha un'estratta convergente. E quindi è vero che A implica B. Scusami, non capisco XM appartenente all'intersezione. Come? È perché X segnato fa parte dell'intersezione di tutti gli FM. L'abbiamo scelto come? Gli altri X con M. A X segnato allora, non è XM. X segnato, no. XKM, X segnato. Nella riga di sopra. Come? La riga di sopra. Cioè, uno per volta però, scusate. Allora, l'obiezione della signorina, dica. No, dico, ho capito che esiste un X segnato che appartiene all'intersezione, però gli altri X con M... Li prendo negli FM. Ah, no. Siccome appartiene all'intersezione, c'è un elemento... Siccome appartiene all'intersezione, cioè appartiene a tutti gli elementi, è chiaro, dell'intersezione, quindi comincio a fissarne uno che fa parte dell'intersezione, perché se appartiene ci posso rendere in questo un elemento xn1. Quando ho fissato xn1 vado a prendere gli indici in modo da avere un'estratta convergente. Allora, siccome appartiene all'intersezione dei primi n1 e degli altri, i primi n1 li tolgo e vado a prendere un xn2 che appartiene all'intersezione degli elementi con indice maggiore di n1. Questo elemento lo chiamo xn2 e così di seguito. La costruzione la faccio in estratta. Che cos'è? Se io ho una successione, per avere un'estratta devo prendere una successione di indici crescente
e quindi divergente. E quindi per avere l'xm, xkm estratta da x, km deve essere una successione crescente. Quindi quando ho fissato un km, xkm più 1 lo vado a prendere eliminando i primi km fn, sempre l'intersezione. È chiaro? Quando dico che x segnata appartiene all'intersezione di tutti quanti, se io da questi tutti quanti ne tolgo 100.000 e gli altri rimanenti sempre è chiaro, sempre a quell'intersezione appartiene. Va bene? E quindi si costruisce una successione di indici crescente che determina una sottosuccessione convergente al punto x segnato. Questa contraddizione mi dice che è vera la B. Adesso B implica C. Intanto, questo è un fatto elementare che dovrete conoscere. Se prendo una successione per dimostrare che S è completo, devo cominciare a dimostrare che ogni successione di Cauchy converge a un elemento dell'insieme, dello spazio metrico. Se io prendo una successione di Cauchy di uno spazio metrico e lo spazio metrico è sequenzialmente compatto, perché adesso voglio dimostrare che B implica C, questo stiamo dimostrando. Quindi lo spazio metrico è sequenzialmente compatto, devo dimostrare che è completo e precompatto. Prima dimostriamo che è completo e quindi devo dimostrare che se prendo una successione di Cauchy questa è convergente. Ora, se prendo una successione di Cauchy, siccome è precompatto ha un'estratta convergente, ma se è una successione di Cauchy ha un'estratta convergente, essa stessa è convergente all'elemento dell'estratta. Quindi che è uno spazio, quindi questo lo potete mettere come osservazione a parte, che è uno spazio metrico sequenzialmente compatto, sia completo e banale. Capito? Bisogna dimostrare la precompattezza, che per ogni epsilon si può ricoprire S con un numero finito di sfere di raggio epsilon. Quindi per dimostrare che B implica C, mi rimane solo da dimostrare la precompattezza, che dice che per ogni epsilon posso ricoprire S con un numero finito di sfere di raggio epsilon. Per assurdo, supponiamo che non sia vero. Non è vero che per ogni epsilon possiamo ricoprire S con un numero finito di sfere di raggio epsilon. Che significa? Significa che esiste, per assurdo, esiste epsilon 0 tale che S non è ricopribile con sfere di raggio epsilon 0. Questo è l'assurdo, cioè ammetto come con numero finito non è ricopribile, non l'ho scritto, caspita, con un numero finito di sfere di raggio epsilon 0. Questo è
la posizione dell'assurdo impostato. Quindi noi ammettiamo che non si riesce a ricoprire S con un numero finito di sfere di raggio Y. E facciamo vedere che contraddiciamo l'ipotesi di sequenziale compattezza. E facciamo così. Allora, noi abbiamo S, andiamo a fissare un X con 1 per il momento a piacere e prendiamo una sfera di centro X con 1 e raggio Epsilon 0. X con 1 lo fissiamo in S a piacere, non è che... va bene? Questa sfera B, X con 1, Epsilon 0, per la nostra impostazione, certamente non ricopre S. È chiaro o no? E quindi al di fuori di BX con 1 Epsilon 0 certamente c'è un punto di S, va bene? Quindi esiste X2 tale che, attenzione, B, X1, Epsilon 0, unione B, X2, Epsilon 0, certamente non ricopre S. È chiaro? E allora la logica della costruzione qual è? Che io avevo fissato X1, mo prendo X2 al di fuori della sfera, quindi la distanza di X2 da X1 è maggiore o uguale a Y0. Questa non ricopre S, e allora posso fare la stessa storia, prendere un X3 appartenente ad S al di fuori di queste due sfere. E che significa al di fuori delle due sfere? Che X3 a distanza da X1 maggiore o uguale di Y0 e a distanza da X2 maggiore o uguale di Y0. Dopo aver costruito X3, siccome le sfere BX1 Y0, BX2 Y0, BX3 Y0 non ricoprono S, ci sarà un X4 che fa la stessa storia. Quindi posso affermare che esistono x1, x2, xn appartenenti ad esse sempre, tali che l'unione di b, xj, epsilon 0 per j che varia da 1 a n non ricopre s. E quindi posso dire che per ogni n esiste questa successione di punti x1, x2, ne esistono infiniti, perché quando ho costruito xn, costruisco xn più 1 con la stessa condizione. Ma la condizione di costruzione cosa prevede? Che questi punti che costruisco con i precedenti hanno distanza, ma quando costruisco xn più 1, xn più 1 ha la proprietà che la sua distanza da x1, x2, xn è maggiore o uguale di y0. Quindi si può dire che posso costruire una successione x1, x2, xn di S, successione di punti di S, tali che questo non ricopre S, l'unione di tutti quanti non ricopre S, ma la cosa che mi interessa qual è? Che questi x1, x2, xn hanno la proprietà che di xj, xk per j diverso da k è maggiore o uguale di y0. Questo è il nocciolo. Quindi ammettendo che non è precompatto, si costruisce una successione di punti che verifica la proprietà di xj, xk maggiore o uguale di y0. Questa successione però è una successione di S che per ipotesi è sequenzialmente compatto, quindi deve avere un'estratta convergente,
Ma se ha un estratto convergente, deve verificare la condizione di Cauchy che è in contraddizione con questa. È chiaro o no? Quindi è falso che dalla sequenziale compattezza non segue la precompattezza. Ritrovate obiezioni. E infine, e questo dimostriamo che la precompattezza e la completezza, precompattezza e completezza implicano la compattezza. Quindi noi partiamo dal fatto che è vera la C. Dobbiamo far seguire che lo spazio è compatto secondo la definizione con gli aperti, cioè che da ogni ricoprimento aperto di S si può estrarre un sottoricoprimento finito. E il ragionamento è sempre lo stesso, purtroppo. Come si fa? Ragioniamo per la sua, tanto che adesso è un po' più complicata la cosa, eh? Vediamo di ricostruirla per bene. Quindi ammettiamo non ha che significa, veramente non ha, lo indichiamo come si fa, non ha che significa che non è vero che lo spazio è compatto. Che significa? Per ogni ricoprimento aperto esiste un sottoricoprimento finito. Neghiamo questo, che vuol dire? Che esiste, quindi esista U con lambda appartenente a J, tale che S è contenuto nell'unione degli U con lambda U con lambda aperto, sempre, non ce lo dimentichiamo. Quindi S è contenuto nell'unione degli U con lambda, e U con lambda appartenente a J non ha alcun sotto ricoprimento. Finito. Male, quindi mi devo riguardare un pochino come parte sta dimostrazione, perché se non si parte bene difficilmente si arriva alla meta. Dunque, fatto qui andrà, diciamo, l'assurdo emergerà mettendo in contrasto il fatto che da un lato lo spazio, essendo precompatto, per ogni epsilon ha ricoprimenti finiti con sfere di raggio epsilon. Questo ce l'ha per ipotesi, perché è la C, e questo va a contrastare, diciamo, col fatto che abbiamo negato che sia compatto. Va bene? Allora, che si fa? Si utilizza sistematicamente la precompattezza.
La precompattezza che noi sappiamo che per ogni epsilon possiamo ricoprire, S con un numero finito di sfere di raggio epsilon. Va bene? Allora, fissiamo epsilon, diamo a epsilon una successione di valori. Fissiamo epsilon uguale a 1 su 2 elevato a k e facciamo questa osservazione. Fisso k uguale a 1. Con k uguale a 1 io posso ricoprire S con un numero finito di sfere di raggio 1/2. Va bene? Quindi esistono B x1 1/2, B x2 1/2, B xn1 1/2, che ricoprono S, quindi S è contenuto nella unione di queste sfere. Quindi posso dire S è contenuto nella unione, prima lo facciamo, poi lo facciamo in generale, B xj 1/2, per j che varia da 1 a n1. Va bene? Adesso, se prendo queste sfere, non è possibile che ognuna di queste sfere sia ricopribile con un numero finito degli Ulanda, perché se ognuna delle sferette fosse ricopribile con un numero finito di Ulanda, complessivamente questa unione finita di insiemi finiti sarebbe finita e contraddirei l'ipotesi da cui sto partendo. Cioè, se ogni sfera fosse ricopribile con un numero finito di Ulanda, prendo il numero finito che ricopre questa sfera, il numero finito di Ulanda che ricopre questa, prendo il numero finito di Ulanda che ricopre quella, siccome queste qui ricoprono S, questa totalità di sottoinsiemi finiti di Ulanda che ricopre, cioè, che ricopre complessivamente tutte le sferette, sarebbe un ricoprimento finito di S. E quindi non è possibile che ognuna delle sferette sia ricopribile col numero finito di sfere, perché se così fosse avremmo cozzato contro l'impostazione che stiamo ammettendo, che Ulanda non ha la proprietà di avere un sottoricoprimento finito. Quindi una di queste sferette non può avere un ricoprimento finito con l'Ulanda. Però questa sferetta, essendo un sottoinsieme di uno spazio metrico precompatto, ha essa stessa la proprietà di precompattezza, perché fissato epsilon tutto S è ricopribile con un numero finito di sfere, e se ricopro S con un numero finito di sfere ricopro anche la sferetta. Quindi questa sferetta, quindi si trasferisce alla sferetta la situazione di essere precompatta e non avere la possibilità di essere ricoperta da un numero finito degli Ulanda. Siamo passati da S alla sferetta, soltanto che adesso stiamo metrizzando con precisione. E quindi fisso
epsilon uguale a un quarto, e utilizzo la precompattenza della sfera che sto considerando. Supponete che sia B X XJ Supponiamo che sia B, XJ asterisco, un mezzo, una sferetta non ricopribile con un numero finito di un lambda. Allora applico la precompattezza a B, XJ un mezzo, e ricopro questa mediante un numero finito di sferette di raggio un quarto. Lo posso fare perché abbiamo osservato che questa, essendo sottoinsieme di un precompatto, è essa stessa precompatta. E quindi costruisco una successione X, aspetta, le notazioni qui sono importanti, scusate, dopo aver costruito N1, N2, N3, eccetera, e qui salta, comunque vabbè, forse c'è ragione. Sì, facciamo un ragionamento globale, cioè questo ragionamento che faccio con questa sferetta senza formalizzarlo, no? La sferetta che ho costruito di raggio un mezzo non è ricopribile con un numero finito di lambda, quindi questa sferetta la ricopro con un numero finito di sfere di raggio un quarto. Quando ho fissato questo ricoprimento, per lo stesso ragionamento di prima, una di queste sferette non sarà ricopribile con un numero finito di lambda. E questa costruzione, la ripeto, sarà ricopribile con un numero finito di sferette di raggio un ottavo. E quindi vado a costruire un'altra sferetta non ricopribile con un numero finito di lambda. Cioè, sostanzialmente, questa costruzione in astratto mi porta a definire x1, x2, xn successione con questa proprietà, che la sferetta b xj 1 su 2 elevata a j non è ricopribile con un numero finito di un lambda. E però questi xj che fanno? L'xj prima x1, x2, xn l'ho scelti, diciamo così, come venivano in esse. Ma poi, quando ho fissato una sfera di raggio un mezzo, l'X2 che vado a costruire sta dentro questa sfera. Poi, quando vado a prendere un ricoprimento finito mediante sfere di questa sfera di raggio un quarto, il punto che scelgo, X3, sta dentro quella sfera che stava dentro. Quindi la successione X1, X2, Xn è una successione che non è che sta a caso nello spazio S, è una successione che si imbottiglia in una successione di sfere di raggio che tende a zero. Non so se è chiaro. E non è difficile riconoscere che questa successione che sta dentro sequenza di sfere che non sono disgiunte perché hanno intersezione non vuota, e la successione di punti che prendo stanno sempre una dentro l'altra, questa successione di punti verifica la condizione di Cauchy. Non ci sono difficoltà, è intuitivo questo, però questo è formalmente un pochino più complicato, perché si ragiona sulla serie geometrica di raggio un mezzo e si fa vedere che il fatto che la distanza di questi punti diventa sempre più piccola, ma più piccola in modo concreto perché sempre minore di 1 su 2 elevato a n meno 1, non so se è chiaro, verifica la condizione di Cauchy e converge a un punto, perché lo spazio è per ipotesi completo.
Ma questo punto dove sta? E sta dentro la sfera che ho preso prima, bx1 1/2, o almeno è aderente a quella sfera, ed è aderente alla sfera più, di raggio più piccolo che ho costruito, e poi aderente anche all'altra, perché la successione di punti si costruisce, diciamo così, in modo che penetri dentro questa sfera. Allora, questo punto, che è il limite della successione xn, che intuitivamente si vede che è convergente, è aderente alla successione di sfere che si stanno costruendo, che, attenzione, si costruiscono sempre, siccome sono ricoprimenti effettivi. Quando io ricopro, nella definizione generale di ricoprimento che ho dato lì, ci potrebbe essere qualche sfera che non serve per ricoprire, perché essa deve essere contenuta nella unione. Ma noi prendiamo ricoprimenti effettivi, nel senso che tutte le sfere che costruiamo servono, il che significa che ognuna delle sfere che costruiamo con l'insieme ricoprente ha intersezione non vuota. È chiaro, no? Questo è il nocciolo, i ricoprimenti sono propri. Allora, il punto limite che nasce dalla successione xn, che è una successione convergente perché le distanze dei centri di quelle sfere tendono a zero, questo punto limite è aderente a questa successione di sfere, ma deve appartenere anche all'unione dell'ulanda, perché ulanda per ipotesi ricopre tutto S. Ma se ricopre tutto S, il punto che abbiamo costruito è interno a uno degli ulanda, e quindi vuol dire che c'è una sfera, se chiamiamo X segnato il limite degli Xn che abbiamo costruito imbottigliando le sfere una dentro l'altra, non proprio dentro, in modo che l'intersezione fosse non vuota, questo X segnato apparterrà a uno degli ulanda, e vuol dire che c'è una sfera col centro in X segnato, il raggio delta, contenuta in un ulanda. Ma ulanda era aderente a questa successione di sfere di raggio che si impiccoliva. Quindi, se chiamo delta il raggio di questa sfera col centro in X segnato contenuto in un ulanda, una delle sfere deve essere contenuta in questa. E questo contraddice il fatto che la sferetta non era ricopribile con un numero finito di ulanda. Capite? Qui ho abbreviato, perché in effetti adesso la costruzione, questa è un pochino più complicata della precedente, perché capite, queste sferette che si prendono una dentro l'altra in modo che l'intersezione sia diversa dal vuoto, però si fa fare la costruzione in modo che questi punti che si costruiscono a due hanno distanza minore di 1 su 2 elevato a n. Quindi verificano la condizione di Cauchy, si vede intuitivamente, quindi convergono a un punto. Questo punto deve essere aderente a queste sfere di raggio che tende a zero, e quindi deve essere interno a uno degli ulanda. Se esiste una sfera col centro, quindi esiste una sfera col centro in X segnato e raggio delta, che è contenuta in uno degli ulanda, ma le sferette sono aderenti, il punto segnato è aderente a quelle sferette che vanno una, diciamo, imbottigliandosi vicino all'altra, e quindi una di quelle sferette deve essere contenuta in un ulanda. Ma questo contraddice il fatto che avevamo costruito le sferette non ricopribili con un numero finito di ulanda. Questo è il nocciolo, e l'assurdo dimostra che l'insieme è compatto, che non esistono ricoprimenti che non ammettono sotto ricoprimenti finiti. Ve l'ho abbreviata, perché formalmente si poteva fare, sta d'altra parte sugli appunti, ma ho voluto evitare, perché con le notazioni non so se avevo impostato bene veramente. Sì, qui si passa, sugli appunti si passa direttamente alla costruzione della successione xn. Non è difficile.
va bene.